Sotto lo sguardo attento dell'ex attaccante di Parma e Fiorentina Enrico Chiesa, presente sugli spalti del Bernichi, il Trestina si è regalato un altro pomeriggio da ricordare, battendo 1-0 il Livorno che non perdeva dal 29 ottobre. Per i bianconeri di Ciampelli si è trattato del quarto successo consecutivo ed ora i punti in classifica sono 26, 3 in meno rispetto a quelli degli Amaranto che in terra umbra hanno rimediato la terza sconfitta stagionale. Pronti via e dopo soli 3 giri di lancette, Dottori e Fiorenza combinano un mezzo pasticcio, ma per loro fortuna Nardi dai 30 metri non riesce a trovare la porta e la palla termina sul fondo. Al 24esimo bella combinazione tra Mutton e Cori, ma il numero 44 Amaranto viene chiuso al momento del tiro da Contini. Dall'altra parte le Trestina si rende pericolosa al 26esimo quando sulla punizione di Belli arriva la sponda di Menghi e la spizzata di Omorria che costringe Albieri a rifugiarsi in corner. È il preludio al gol del vantaggio che i padroni di casa trovano alla mezz'ora quando sul calcio d'angolo dalla destra battuto da Belli, Contucci anticipa il diretto marcatore Bassini e di testa batte Albieri per il gol che fa esplodere di gioia il Bernichi, oggi in versione bianconera. Il Livorno accusa il colpo e il Trestina prova allora ad infierire al minuto 34 con Omorria che, lanciato in profondità da Tascini, viene rimontato al momento del tiro da Martino e così le due squadre rientrano negli spogliatoi con i locali avanti 1-0 sul Livorno. La ripresa non offre spunti fino al minuto 68 quando Cesarini prova questo tiro cross respinto in tandem da Fiorenza e Contucci. Dall'altra parte al 77esimo Omorria impegna così Albieri. Il Trestina ha una buonissima palla per raddoppiare all'81esimo, ma Marietti al centro dell'area manco lo stop sul suggerimento di Tascini e così il Livorno si salva. Gli Amaranto a questo punto si gettano in avanti e al minuto 82 ci vuole una grande parata di Fiorenza per impedire al colpo di testa di Farignas di finire sotto la traversa. Il Trestina trema anche al 93esimo quando sulla punizione di Fancelli Fiorenza sbaglia completamente l'intervento, ma sulla linea di porta c'è Soldani a salvare su Farignas e poi sul successivo tentativo di Luci arriva la parata del portiere bianconero. Scampato il pericolo, arriva dopo 4 minuti di recupero il triplice fischio dell'arbitro Enrico Eremitaggio di Ancona. Al Bernichi finisce così, Trestina 1, Livorno 0.